Persino io ho un account su Instagram, anche se non ci faccio poi molto perché non è che mi piace. Ma proprio lì Eros Pingani mi ha chiesto: ma dove trovi certi libri, certe chicche, certi pezzi introvabili? Come ci riesci? La risposta? Forse sono loro che trovano me. Quella era una battuta, ma diciamo che ho sempre cercato di andare a caccia di letture un po' differenti. Per esempio, negli anni 90 scoprii un tal Cormac McCarthy e il suo Cavalli Selvaggi, che a quei tempi, almeno in Italia, conoscevano in pochi. Il film dei fratelli Coen, tratto da Non è un paese per vecchi, e il libro dovevano ancora arrivare, solo dopo di esso è divenuto molto più conosciuto e apprezzato. Lo stesso per quanto riguarda l'editore Iperborea. Sempre negli anni 90 scoprì due autori importanti: Arto Pasalina e il suo formidabile Anno della Lepre, di cui ho parlato anche su questo canale, e La vera storia del pirata Long John Silver di Bjørn Larsson. E non mi sono mai fermato, benché io legga libri più popolari, come per esempio quelli di Tolstoi o Dostoevskij, ma anche di Stephen King. Certo, ho parlato di libri introvabili come questo romanzo di George MacKay Brown, poeta e scrittore delle isole Orcadi, che ormai è introvabile assieme agli altri tre romanzi che in Italia non ebbero purtroppo il successo sperato. Poi ho parlato di Werner Bergengruen, scrittore tedesco del Baltico. In Germania c'è un premio a suo nome che viene assegnato ogni 2 anni, quindi lì è parecchio apprezzato. Qui da noi molto meno. Ho parlato poi dello scrittore scozzese Bruce Marshall, che a quanto ne so pure in patria, vale a dire in Scozia, è di fatto dimenticato. Un altro autore, mi pare poco considerato, italiano e che io considero uno dei più importanti del Novecento, è Ignazio Silone, e ho parlato di alcune sue opere. Sigrid Undset è stata una scrittrice norvegese vincitrice del premio Nobel e fiera oppositrice al nazismo, quando in Europa un po' tutti gli intellettuali battevano le mani ad Adolf Hitler. Nel suo paese è molto apprezzata, ma in Italia poco. Ho parlato di un suo romanzo, La saga di Vigdis, pubblicato da Utopia Editore, proprio su questo canale. Adesso che ci penso, di questo romanzone di Sigrid non ho mai parlato. Si intitola Kristin, figlia di Lavrans. Il punto è che il mondo dell'editoria è governato da qualcosa che ha a che vedere con la follia. Ci sono autori che non meritano alcun successo e hanno successo. Ci sono autori che meritano il successo e lo ottengono. Altri che meriterebbero il successo ma non lo hanno. Altri ancora che il successo non lo hanno avuto né da vivi né da morti. Eppure non sono le vendite che decretano la qualità di chi scrive, né l'insuccesso è indice di una cattiva storia o di una mediocre scrittura. Per questo cerco di andare a caccia di quelle voci che meriterebbero maggiore considerazione. Certo, non è che un canale YouTube come il mio possa davvero smuovere chissà che cosa, cambiare gli equilibri editoriali di questo paese. Se però qualcuno, grazie anche ai miei consigli, scoverà un autore mai sentito prima e lo amerà, questo canale a qualcosa sarà pur servito, no? Alla prossima!